posso fare a meno di parlare di una bimba di 8 mesi che un giudice ha condannato a morte. She responds to moves, she's awake. She listens to her music and... Indy sorrideva, piangeva, sgambettava, Indy guardava mamma e papà, Indy stringeva la manina, era malata, sì, era gravemente malata, e un giudice, non i genitori, ha deciso che doveva morire per non farla soffrire. E per non farla soffrire troppo ha deciso il giudice di condannarla a morte per soffocamento. Indy è morta dopo 2 giorni di agonia. Ed io stasera, Donato, mi sento fuori dal coro perché penso che un giudice, cioè un funzionario dello Stato, non può sostituirsi a mamma e papà in una decisione del genere, non può decidere quale vita valga la pena di essere vissuta e quale no. Tra l'altro c'è un ospedale in Italia, il Bambin Gesù, con medici qualificati, una struttura di altissimo livello, che aveva chiesto di prendersi cura di Indy. Si sa, ci sono malati che non guariscono, che non possono guarire, ma li si può assistere anziché ammazzarli. I genitori di Indy avrebbero portato Indy in Italia. Il governo italiano ha anche concesso alla bimba cittadinanza per cercare di agevolare il tutto, ma il giudice inglese, l'alta corte inglese, ha detto no, ha negato il trasferimento, ha tolto a quei genitori anche l'ultima speranza. E così sabato sono state staccate le macchine e lunedì mattina Indy è morta. Per decidere la condanna a morte di Indy è bastato il parere di un unico staff medico, quello dei medici dell'ospedale di Nottingham, dove era ricoverata da quando era nata. Ormai ciascuno di noi, anche per una banale operazione, chiede il consulto di un altro medico. Per condannare a morte Indy, no. È stato sufficiente il parere di quei medici, come se quei medici non potessero sbagliare. Invece i medici sbagliano, come tutti. Anche Tafida doveva morire. I medici inglesi nel 2019 avevano chiesto di staccare le macchine, anche lì ci fu una vicenda giudiziaria che però andò in modo diverso, perché il giudice diede ai genitori di Tafida una seconda possibilità. Quella bimba doveva morire nel 2019 e viva ancora oggi all'ospedale Gaslini di Genova. Indy invece no. Indy è stata condannata a morte. Ed io mi sento fuori dal coro stasera, Donato, perché penso che tutta questa fretta di staccare le macchine e di condannare Indy a morte non sia dettata dalla volontà di ridurre le sofferenze, ma di ridurre i costi. Pensateci, oggi la medicina permette di curare le persone molto di più, di tenere in vita le persone molto di più, cosa che una volta non era possibile, ma tutto questo ha dei costi, non ci sono le risorse per curare tutti. E attenzione però, perché se noi lasciamo a un giudice la possibilità di decidere chi deve essere curato o no, tra un po' ci troveremo un giudice che dice che, per non farli soffrire naturalmente, sarà necessario smettere di curare un disabile grave, un anziano molto malato, tutti coloro che sono troppo costosi da curare e che non possono più essere produttivi per la società. È questo l'orrore dentro cui stiamo precipitando, è questo l'orrore dentro cui siamo già precipitati, se un ministro canadese ha detto qualche tempo fa che in alcune parti del Canada è più facile ottenere l'eutanasia che una sedia a rotelle. Certo, mi sento fuori dal coro perché penso che quando una civiltà condanna a morte una bimba di 8 mesi malata, quando non sa difendere la vita, i valori, le radici, le tradizioni, è destinata a sparire. Siamo destinati ad essere sottomessi.